credi, non c'è più nessuno che quando chiedi troppo e lo sai, quando vuoi quello vedi. Scusa, scusa, hai mangiato, non me l'aspettavo. Ma cioè, ci ho interrotto. Allora, sta facendo Patti, bravo, quindi sì. Patti. Ragazzi, comunque vi ricordo sempre che tra 3 minuti e 30 partiamo. Va bene, va bene. Weekly. Grazie. Ma non andate. Buongiorno a tutti, buon sabato. Ciao Fabio, ciao Cora, buongiorno. Stai bene? Sto bene, sì, mi sono rilassata, sono tornata in me e siamo pronti da un suggerimento il e un indizio. Tema. Ehi, amore mio, non capisco perché cerco per l'eterno un posto al mare, non c'è svalutation. Grazie Morning Band, alla voce oggi Melissa Biondi. Bambini, piace mangiare lo studio? Oggi ci è venuto a trovare Marco Rea, artista romano. Tu hai esposto nel corso della tua carriera in grandissime e importanti gallerie, ma... Che è nata proprio con me l'arte, da sempre. Sei nato così, nato col pennello in mano. No, arrivo solo al quadratino e poi mi fermo lì. Che cosa... stiamo vedendo una tecnica particolare, che cosa sì, ci fai oggi? Questo è uno stencil. Guarda, poi te lo spiego, non ti preoccupare. Okay, allora, noi ti lasciamo lavorare e andiamo subito grazie, ad aprire grazie i collegamenti con i nostri magnifici tre. Arte chiamarte, arte cara chiamarte, Carolina. E ci portano in tre, guarda un po', bellissime località. Da chi partiamo? Chi abbiamo? La nostra? Io già la vedo, guardala lì. Pronta? È pronta? Barbara di Palma, dove sei Barbara? Di quella costa adriatica. Ero pronta ad ascoltare una storia d'amore, così uno scoop, così è. Andavate certo, a bere insieme, a fare l'aperitivo. Poco, piccolo spazio, il TG1. Torniamo tra poco. È arrivato il momento di accogliere nel nostro studio un attore. L'attore che sta per entrare recita in teatro, in TV e al cinema. È stato diretto anche da Luc Besson nel film Lucy, accanto a Scarlett Johansson e Morgan Freeman. Ha detto due parole. Personaggi, tu sei sicuramente un attore molto versatile, ragazzi, che sono tanti. Che... Quasi, non conviene dirlo. Esatto, no, facciamo anche un piccolo... In modo abbastanza casuale, perché da bambino sognavi di cosa che cerchi di trasmettere anche ai tuoi ragazzi quando sì insegni. Cioè, non è per forza detto che uno debba nascere col sacro fuoco dell'arte. Non dal proprio ego, ma parte da altro, insomma, dall'osservazione, da un'esigenza di raccontare delle cose. Senti, l'ha detto il nostro Weekly all'inizio, mi viene da dire, eravamo io, Scarlett Johansson... Devo fare un film, e poi arrivi lì, è un set come un altro e... So che sembra strano dirlo. Insomma... No, sì, assolutamente, come invece. Guarda, è venuta mia moglie a Parigi, ha confermato questa cosa, la sua ha avuto delle cose molto divertenti anche a livello fisico mio. Era un gruppo di compagni di pallone principalmente, perché facevamo diversi lavoratori sotto gli stessi colori. A squarciagola? Guarda, momenti di crisi, momenti... Melissa, un'estate al mare. Quest'estate per noi non sarà così, ma no, magari chi, lo sarà. Chi può andarci? Ma... Lo chiediamo alla nostra buongiorno meteorologa del cuore, sempre più fashion, sempre più bella. Sta portando temperature davvero elevate, soprattutto questo weekend sono nuovamente in aumento. Bene. Sì, purtroppo una situazione in Sicilia, ma anche in Basilicata. E poi oggi, come vedete, è bel tempo, c'è lo sereno, poco nuvoloso praticamente ovunque. Caldo, dicevamo, soprattutto le temperature sono oltre i 38 gradi per quanto riguarda la Sardegna, la Sicilia, nelle zone Napoli, le grandi, anche Milano 34. Insomma, vedete, qualche acquazzone. Ci ritroviamo grazie la settimana prossima e adesso linea. Al TG1, tra pochissimo torniamo. Grazie Melissa Biondi. Andiamo subito dai nostri meravigliosi tre. Palinuro, Vito Paglia, Vito Francesco Paglia. Ciao Vito, dove sei? Vedo... Ve l'avevamo promesso, saremmo entrati nelle viscere della montagna. Bene, Carolina, quante volte? Complimenti, intanto uscite lentamente. Sorpresa di oggi? Perché pronti. Stiamo per farvi vedere in anteprima il carro. Mi dici quel detto lì?
Il detto di ogni detto dice ammoglia, ammoglia. Sono due fratelli sono pericolosi che non vedono l'ora che cominci la processione, che poi te... Loro dovevano sfogare, avevano bisogno di inserirsi come nella mai tradizione. Come mai avete deciso di diventare propria... assaltatori? Diciamo che si diventa. Andiamo dal nostro mitico Peron, che vedo sulla spiaggia col scalzo, con i piedi bagnati. Ma tabbia d'oro, guarda che meraviglia. Ebbene sì. Tutto il lettino ti mi ci puoi mettere. Assolutamente sì. E allora fateci vedere, dai. Fateci vedere in questa piedi partenza. Però qui più che sta sdraiati, come dice Carolina, ci sarebbe da pagaiare. Adesso però vorrei tornare per un pay. Poi ci mettiamo anche... Non vedo l'ora. Tra pochissimo, dopo la pubblicità. Entrare? Sì, certo. No, allora, in realtà mi sono lasciata trasportare dalle parole di Lisa, una grandissima campionessa, anche dalla sua commozione, dall'occhio lacrime, perché abbiamo un altro ospite. Ah, un'ultima cosa, posso? Va bene. Cosa farei da grande? Ah, questa è la domanda proprio. Astrologo, perché è arrivato il momento di chiedere consiglio. Grazie. Alle stelle, come ogni settimana. Buongiorno, benvenuto Antonio. Ben trovata. Spero che tu abbia delle ottime notizie per noi, perché la settimana scorsa ci hai trattato bene. Ma io sono un astrologo sempre fiducioso. Certo, ti è andato bene. Allora, so che tu hai una domanda. Voglio dire, che mi dici? Ma quindi è una persona... L'oroscopo è aggregante per la famiglia. Allora partiamo questo là. Il segno dell'ariete, porto, potreste essere un po' chi di impegni, potete sbrigare. Stelle efficaci, cari toro, queste stelle favoriscono lavoro, viaggi, affari. Farete bene, magari arrivando anche a concludere, a quagliare le prossime settimane, ciò che finora... Come cantava Edith Piaf per voi, gemelli. Pratico e tenacia vi possono aprire o sostenervi. Anche i quattrini rassicurano, voi siete gnocchi alla gnocchesima potenza. Il cancro. Cari cancro, la settimana annuncia notizie confortanti. Finalmente con io. Non siate vittimisti. Il leone. Consiglio sintetico, cari leone, fate un po' i marpioni. Non mercoledì e giovedì. La fortuna nelle forme più svariate vi è vi lanciano le stelle, vi mandano in rete in ogni posto. Siate però vergini allo stato puro, nel senso di organizzare minuziosamente ogni impegno, di curare i dettagli, senza mai improvvisare. L'improvvisazione non paga. Non fa per noi. No. Le vostre idee però convincono, i vostri zitellosclerosi diminuiscono, voi siete combattivi, determinati, bravi anche nel sistemare questi. Gli affari di cuore, tra l'altro, sono tutt'altro che platonici, capisci a me? Io sono il 7 ottobre, lei dice che è nata lo stesso giorno, però... Io sono il 7 ottobre. Anche avere tanti punti in questo periodo, utili a brillare sui tempi lunghi, si getta il seme giusto. Quindi fate mente locale. Mercoledì, giovedì, segna. Fate mente locale. Seminare. Seminare. Guarda che poi ti chiamiamo. E poi avete un fascino che cresce, l'armonia da questo cielo dopo tanto tempo è Mercurio, che rende piacevole il tempo libero. Occasioni fortunate non mancano, cari Sagittario. Potrebbe mettere più ansia di un trasloco. State calmi. Non decidete con la fretta. Una questione noiosa di caso di famiglia, cari Capricorno, finalmente si alleggerisce. Solo un suggerimento, come diceva il grande Ugo Tognazzi. E ricordate che voi stessi dovete... Il Capricorno si dice un segno molto concentrato sul lavoro. Lavora 24 ore al giorno. Però questo è quello che vuol far credere lui. Se trova la persona giusta, si arriva al suo cono di bello a che... A un certo punto in muovere, divertire, amare, stare con gli amici e magari anche viaggiare. Moderatevi, abbiate cura di voi. E chiudiamo. Finiamo con i pesci, che siete più apprezzati di quanto al leone, che conquista, piace, compete un po' meno e di questo gli sarà grato l'universo mondo. Poi. La medaglia d'argento va alla bilancia. Eccoci. E vai. La bilancia, anche se la testa un po' nel suo mondo di frutta candita, ma questo è anche elemento di fascino. Gemelli anche questa settimana, che sono baciati dalla fronte ai piedi da Venere, che promette momenti d'amore intensi e magari qualche maliziosa altrimenti. Antonio, allora, caro, tu che sei acquario. No, io sono... Non diciamo nulla. Ne compio 36. Buongiorno a tutti, come va? Bene, siamo? Ce l'abbiamo. E Franco 126. Accoppiata pazza. Portavano a te che
che ballavi su un tavolo sotto la luna, regina di periferia. Devo dire che Loredana Bertè ultimamente, negli ultimi anni, si sta... giovani, quindi artisti comunque che sono veramente dei punti di riferimento dei giovani. E non solo, quest'anno con Franco 126, Ornella Vanò. Il pubblico anche diverso. E i giovani, che tu trovi bambini che hanno la maglietta di Oretta Berti. Beh, ed è meraviglioso. Fantastico. Beh. Senti, li hai nominati tu e allora ci ascoltiamo anche i Bunda Bash. Con Annalisa quest'anno. Sì. È proprio piana. Col suono delle sirene delle... Scelto di fare nella vita... E però quando c'è la cultura si sente sempre anche ai ragazzi, che si scelga di fare spettacolo, musica, qualsiasi cosa, se c'è una base culturale. L'importante è... Seria, grande Biagio! Senti che pezzo? Ha una musicalità che non riconosce... Un grande autodidatta poi, tra l'altro, no? Perché lui non legge la musica, quindi è proprio tutto intuito, tutto pancia, tutto... è tutto istinto. E aspettiamo peraltro il nuovo album che uscirà in autunno e il tour che partirà finalmente anche lui. Quindi io ho provato ad andarlo ad ascoltare alle Terme a Caracalla, non ce l'ho fatta, non ho trovato... verso nord, puoi scegliere. Baglione ha fatto uno spettacolo straordinario, tra l'altro a Caracalla, 12 date meravigliose, ma lo fa perché è un genio assoluto anche lui. Il primo pomeriggio si finisce a notte fonda con 3 palchi sulla spiaggia, generi musicali diversi, ospiti. Fantastico. John, proprio pronto per il Jova Beach Party. Con chi sei, Samuel? È una persona molto vicina. Ragazzi. Ragazzi, io sono... Che gli fa la chef? Qual è il piatto preferito da Jova? Le uova alla Jova. Che poi tu arrivi a spiegare che sono tipo di marshmallow. Sì, hanno una consistenza tipo marshmallow. Panotti non sgarra mai. Io sono un goloso pazzesco, ok? Io di media mi devo mangiare. Ecco, con questo mi ha dato una stoccata. Samu, che aria si... Comunque, respira. Ragazzi, io vi vorrei dire una cosa. A me a parlare di uova... Dimmi. Qui si respira un'aria pazzesca. C'è un fermento di ragazzi di tutte le fasce d'età, ok, che stanno aspettando. C'è lui, c'è Lorenzo, con tutti i successi. 21 giornate nelle principali spiagge italiane. E queste sono quelle che dice, pensa quelle che non dice. Benny Benassi, per esempio, che si vocifera. Va bene, va bene. Stasera va lo bene. Scopriremo lì. Andiamo subito dalla nostra Barbara Di Palma, che si è spostata e sono sicura che ha per noi un'altra sorpresa. Lei ci riserva sempre delle grandissime sorprese. Barbara? Francesco Paglia. Vito? Ragazzi, visto che le ultime... Botta è anche molto bene, quindi vuol dire che Rastelli non sta mangiando Alici. Secondo me... Qui dentro ce n'erano una ventina, come potete vedere. Il ben di Dio non ci arriva mai nulla in studio. Ci affamate. Perché come vedete ce lo finiamo prima. Vabbè, allora... Dice Di Menaica, è arte pura. Sì, ma dai, complimenti. Grazie. Durante la puntata sei riuscito a portare a termine la tua opera che raffigura un volto di donna. Ma gli vogliamo dare un titolo? Cioè, ha un titolo quest'opera? Va benissimo, sì, volentieri. Se ne fai un altro che noi commissioni, ti aspettiamo. Marco Rea? Volentieri. Io ho un'ultima curiosità. Qual è il passaggio più difficile? Perché per me è tutto impossibile a vederlo così. Va bene, grazie ancora, grazie Marco Rea. Grazie. Torna a trovarci. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ce l'abbiamo fatta anche oggi. Abbiamo anche aggiunto un tassello così in più alla nostra arte e al nostro studio. E non ci hanno chiuso prima. E non ci hanno chiuso prima e abbiamo degli appuntamenti...